Delle piogge torrenziali purtroppo stanno letteralmente flagellando la California, negli Stati Uniti d'America. L'acqua in eccesso, vi ricordo che si va direttamente a depositare nei terreni disboscati dall'incendio Thomas che diversi giorni fa ha letteralmente colpito la parte, diciamo così, vegetale della California. 50 km, pensate, di strade bloccate con ovviamente ripercussioni per quanto riguarda il traffico e la circolazione delle automobili. Un bilancio provvisorio che mette spavento, che mette paura, che parla di ben 13 morti e circa 10 feriti. Le zone più colpite, vi ricordo che sono quelle di Santa Barbara e Montecito. Tante persone soccorse nelle loro case da parte dei vigili del fuoco, tra cui una bambina di soli 14 anni di età. Molte le abitazioni rimaste prive di gas, prive di luce, prive di acqua. I casi di contaminazione a livello alimentare ovviamente non si contano perché sono davvero tantissimi e vi ricordo che il temporale si è verificato, si sta avendo dopo ben 10 mesi di siccità in cui non ha piovuto nemmeno un centimetro di acqua. Vi ringrazio per l'ascolto, adesso vediamo quello che farà lo Stato, anche se la macchina, ripeto, dello Stato si è mobilitata, ma i risultati tardano ad arrivare. Grazie, un saluto, il video termina qua e al prossimo.